Buongiorno, oggetto della presente conferenza è l'inizio dell'assistenza agli anziani e ai diversamente abili, cosiddetto progetto ADA. Io dal punto di vista tecnico o pratico ho ben poche cose da dire, ringrazio i presenti, nel senso ho ben poche cose da dire perché è più giusto che a illustrare il progetto sia il dottor Vaino, l'assessore alle politiche sociali. Prima di lasciargli un attimino la parola per quella che è il servizio denominato ADA, voglio fare una comunicazione. Noi proprio ieri abbiamo approvato il bando, l'Ufficio Politico Sociale ha approvato un bando per l'assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni, il famoso contributo di locazione per gli affitti, così volgarmente definito. Scade l'8 agosto. Una raccomandazione a tutti coloro che fanno o vogliono andare a fare la domanda: noi faremo dei controlli non più a campione con la finanza, ma controlleremo dalla prima all'ultima pratica. Quindi chi vuole fare domanda e nella possibilità di fare la domanda, nel diritto di fare la domanda, occhio a quello che va a dichiarare nel modello ISEE, perché in passato a campione sono state denunciate più persone. E noi il controllo, ribadisco, sull'accesso, per il sostegno all'accesso alle abitazioni, non lo faremo più a campione, che saremo noi a chiedere alla compagnia locale compagnia della finanza un contributo a tappeto, un contributo dalla prima all'ultima delle domande che perverranno. Vi chiedo scusa se ho voluto fare un divagato un attimino, ritorniamo a quello che è l'oggetto della presente conferenza stampa e cederei la parola al dottore Paino per poi andare a lasciare le conclusioni all'assessore Crea. Ecco, buongiorno, ecco, grazie. Buongiorno, grazie, ecco, dell'invito per presenziare partecipare a questa conferenza stampa che è di presentazione del servizio ADA nei comuni del distretto sociosanitario ricadenti nell'ambito di Melito Porto Salvo, il cui comune è il capofila. Ecco, di che si tratta? Ecco. ADA sta per acronimo Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili. La storia del progetto è una storia un po' articolata. È stato finanziato con fondi regionali. Ci sono alcune delibere della Regione Calabria che hanno stanziato dei fondi per tutti i distretti sociosanitari calabresi. E questi distretti poi hanno attivato le procedure per l'assegnazione e l'aggiudicazione delle gare. È stata fatta questa procedura e siamo qui oggi a presentare questo progetto. Vorrei fare, ecco, un passaggio per esplicitare meglio questi passaggi, questi adempimenti burocratici. Il comune di Melito Porto Salvo circa un anno fa ha emanato questo bando di gara per la realizzazione del servizio. È affidato tutti gli adempimenti relativi fino all'aggiudicazione provvisoria alla stazione unica appaltante della provincia di Reggio Calabria. Hanno partecipato delle imprese. È interessante anche dire che il metodo scelto dal comune è stato quello dell'appalto, dell'aggiudicazione alla migliore offerta, quella economicamente cosiddetta più vantaggiosa. Ci sono stati partecipanti e la gara è stata aggiudicata da UNATI, composta dalla cooperativa Nostra Valle, di cui io sono presidente, ecco, di Condofuri, e dall'associazione Piccola Opera Papa Giovanni, che ha sede qui nel nostro territorio a Prunella, che oggi è rappresentata da Nuccio Vadalà e Nicoletta Latella, che poi sarà la coordinatrice, l'assistenza sociale che coordinerà tutto il lavoro dell'equipe e dell'equipe
diciamo, di sorveglianza, chiamiamo così, del progetto e di tutti gli operatori che verranno utilizzati, tra virgolette, impiegati per la realizzazione del servizio, dei servizi domiciliari. Quindi, fatto questo, siamo arrivati, ecco, alla fine di questo processo che è stato abbastanza lungo, che è articolato in più fasi, e il Comune di Melito Pontesalvo ha determinato l'aggiudicazione definitiva. Quindi oggi siamo nelle condizioni, diciamo, dal punto di vista formale, di avviare il servizio, che verrà attivato già dalla prossima settimana con alcune fasi, diciamo, particolari. Quali sono, ecco, queste fasi? Ecco, intanto, ecco, un ringraziamento al Comune di Melito Pontesalvo, perché è stato fatto un lavoro che non semplice, perché, diciamo, è stata fatta un'attività, diciamo, giornaliera, un'attività anche complessa per arrivare all'aggiudicazione. E in particolare alla dottoressa Crea, che è Tiziana Crea, la responsabile del servizio, che ha, diciamo, con il suo impegno giornaliero, con il suo impegno quotidiano, devo dire anche tenace, perché ci sono stati anche momenti in cui, ecco, le difficoltà sembravano insormontabili, però alla fine ce l'ha fatta e noi soggetti aggiudicatari possiamo avviare questo servizio importantissimo per l'area. Diciamo, questo servizio non si svolge da qualche anno nella nostra, quindi questo è un dato importantissimo, cioè si riprende nuovamente con, dopo 2 anni di interruzione. Si riprende addirittura aumentando, ecco, il numero degli assistiti, però andiamo per gradi. Noi abbiamo 9 comuni del distretto sociosanitario, tutte e 9 comuni avranno degli operatori e avranno degli utenti. Gli utenti, diciamo, sono già stati individuati e selezionati da ciascuna dai servizi sociali dei comuni ricadenti nella nostra area. Noi abbiamo già gli elenchi sia degli utenti che degli operatori. Questa è stata un'attività già espletata dai comuni. Noi che faremo? La prima fase è quella di prendere contatto con l'utenza, andare a domicilio dell'utenza. Ci saranno, ecco, c'è questa equip, questo gruppo coordinato da Nicoletta, che andrà presso l'utenza e verificherà quali sono le reali condizioni, dopodiché elaborerà, diciamo, un piano di intervento individualizzato, cioè in base alle condizioni dell'anziano verrà assegnato, come dire, un piano, verrà elaborato un piano e secondo questo piano si andrà avanti fino alla conclusione delle attività progettuali. Qual è la tempistica? Questa è una fase degli interventi domiciliari che verrà fatta, diciamo, immediatamente, inizierà già dalla prossima settimana. Noi, secondo progetto, ma anche secondo anche le potenzialità delle nostre strutture, noi siamo in grado, diciamo, anche dovere nostro farlo perché è previsto il progetto, di avviare l'attività entro una settimana dalla visita domiciliare. L'attività verrà avviata anche per alcune prestazioni particolari dagli operatori che sono stati selezionati e quindi inseriti in una graduatoria da ciascun comune. Quindi noi, per determinate prestazioni semplici, di governo della casa, di pulizia, di accompagnamento, eccetera, e coinvolgeremo questi operatori, queste operatrici. Per altre attività, diciamo, un po' più complesse, coinvolgeremo invece, utilizzeremo altre figure più specializzate. Ecco, questo è in sostanza un po' come viene articolato il progetto. Immagino che ci sia anche spazio, perché ogni comune ha un numero di utenti particolari, un numero di utenti anziani e un numero di utenti disabili. Complessivamente sono 180 gli utenti, di cui 120 anziani e 60 disabili. C'è una suddivisione comunale, cioè ogni comune ha un numero di anziani e un numero di utenti, di disabili, quindi noi andremo a rispettare ciò che è stato deciso anche dai comuni dell'area grecanica, diciamo, rispetto alle modalità di svolgimento del progetto.
Questo è, diciamo, in sintesi un poco quali sono le modalità, il tipo di prestazione e la tempistica delle nostre attività. Grazie al dottore Paino. Io solo per precisare qualche dato che forse meglio di me potrebbe fare, farà sicuramente la dottoressa, il mio assessore alle politiche sociali. E diciamo che nel mese di agosto, dottore Paino, che avremo una sorta di presa in carico degli aventi diritto all'assistenza, degli assistiti, e il servizio vero e proprio partirà dal 1° settembre a regime. Questo è quello che ci auguriamo, ci sentiamo di poter dire, un monitoraggio e una presa in carico, diciamo, e dal 1° settembre siamo in grado di partire con questo servizio. C'è qualche comune che ancora, il comune di San Lorenzo, che noi ci siamo fatti carico di dare il supporto e l'assistenza da parte del nostro settore politico sociale con la dottoressa Crea agli altri comuni. Settimana scorsa abbiamo chiamato, è venuto e ci ha ringraziato pubblicamente il sindaco di San Lorenzo Marina. L'ultima cosa che volevo dire, quindi dal 1° settembre si parte, e merito, ci preme dare questo dato. Noi abbiamo, il servizio dovrebbe partire per 36 anziani e 20 persone diversamente abili. Io non avrei nulla, non ho nulla da aggiungere se non il fatto di far fare le conclusioni al nostro assessore, che ci darà anche qualche precisazione per quanto riguarda il sostegno alle abitazioni. Sì, allora, siccome già, buongiorno a tutti, siamo stati già abbastanza dettagliati e chiari sul servizio che sta per partire, direi che ci sono soltanto poche cose da precisare. Intanto siamo contenti che dopo 2 anni si possa, con un laborioso veramente impegno da parte di tutti, ripartire con un servizio fondamentale che le persone richiedono e che noi comuni abbiamo voluto fortemente, con l'aiuto, con l'appoggio di Pippo, che mi sento di ringraziare, perché lo sforzo e l'andarsi incontro anche dal punto di vista economico eccetera è stato veramente grande. Una nota di merito agli uffici di questo comune, in questo caso all'ufficio politiche sociali, per come ha svolto e perché ha reso possibile l'inizio di questo importante servizio. E non aggiungo altro su questo, perché siamo stati abbastanza dettagliati. Diciamo che ogni cosa che può essere da supporto e d'aiuto per le persone che hanno realmente bisogno sarà prioritaria nelle nostre azioni governative giorno dopo giorno. Aggiungo un particolare rispetto a quanto detto: approfittiamo di questa conferenza e diamo questa informazione alle persone. L'approvazione del bando comunale per l'assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni è stato fatto ieri, per cui ci sono 20 giorni di tempo da quando è stato pubblicato il bando, quindi entro giorno 8 bisogna presentare le domande e compilare dal punto di vista burocratico tutto quello che necessita. Ovviamente molto spesso rileviamo che ci siano delle difficoltà da parte delle persone che hanno bisogno nella compilazione dei documenti. Vogliamo mettere in chiaro che i nostri uffici sono a disposizione per l'aiuto e per ogni chiarimento su qualsiasi necessità del cittadino che vuole presentare questa domanda. Come diceva prima il sindaco, però invitiamo ad essere responsabili nelle dichiarazioni e in tutto quello che sottoscriviamo, perché un controllo verrà fatto prima e non dopo da questo ufficio comunale e comunque da questa amministrazione insieme alla Guardia di Finanza. Ultima comunicazione che vorrei dare, che effettivamente l'abbiamo concordata prima col sindaco, abbiamo la presenza del circo in questi giorni a Melito, lo sapete. Diamo questa comunicazione, che secondo noi è abbastanza meritevole, in accordo c'è stato un accordo tra l'amministrazione comunale e il Circo Martino. Si prevede uno spettacolo martedì qua è prossimo alle ore 18, a cui potranno prendere gratuitamente parte tutti i soggetti diversamente abili o delle case di cura o i giovani del nostro comune che risiedono all'interno di strutture particolari sono invitati a partecipare a questa iniziativa che il circo mette a disposizione appunto nel nostro territorio. Per cui martedì alle ore 18 inviteremo personalmente le varie strutture a portare gli utenti o comunque a far partecipare gli utenti a questo spettacolo.
Come comunicazione credo che non dobbiamo darne altre, anzi approfittiamo, mi ricorda il sindaco, di questa conferenza per ricordare a tutti che domenica 26 luglio sul lungomare dei Mille è prevista la giornata dello sport, su cui abbiamo lavorato veramente tante, sono state coinvolte tutte le associazioni sportive del nostro territorio, hanno risposto positivamente e saranno presenti per far divertire i bambini e non solo, è aperta a tutti, sia gli affiliati e tesserati delle varie associazioni, sia la gente che decide di passare una domenica diversa sul nostro lungomare. Ci sarà animazione, si concluderà con un momento di musica con il gruppo Via del Campo, cover De André, e le varie scuole di ballo presenteranno dei balli, delle danze, insomma degli spettacoli all'interno delle ore serali sempre sul lungomare, per cui siete tutti invitati a partecipare, vi aspettiamo. Solo per le conclusioni, se non ci sono domande oppure se vuole aggiungere qualcosa il Nuccio Valarà, l'amico Nuccio, per la piccola opera, a cui rinnoviamo l'invito per far sì che i ragazzi ricoverati possano partecipare al circo. Quindi la parola a Nuccio. Non aggiungo altro che se non altro per complimentarmi con l'amministrazione, che è stata capace in pochi giorni di attivare questo servizio che era ormai da 2 anni, che è una bella esperienza, un'esperienza che veramente ha dato risposte alle famiglie in questi anni. E purtroppo la burocrazia è stata massacrante, ha fatto perdere 2 anni di tempo per l'avvio di questa esperienza. E noi come piccola opera, ecco, siamo impegnati soprattutto nel dare risposte alle persone con disabilità. Questo è l'ambito specifico della nostra esperienza, un'esperienza che qui sul territorio di Merito è lunga da oltre 40 anni. Ringrazio nuovamente questa amministrazione, buon lavoro. Quindi concludiamo, io rinnovo l'impegno a tutti per fare lavorare in maniera sinergica, armoniosa, per crescere sempre più come squadra e far sì che le condizioni di vivibilità nel nostro comune possano migliorare sempre e giorno dopo giorno.